un terzo di gin, un terzo di bitter e un terzo di vermouth. Al Conte! Quindi dicevamo, un terzo e un terzo, la ricetta classica del Negroni. Ci siamo quasi venuti apposta a Firenze. E proprio qui, infatti, 100 anni fa, il conte Camillo Negroni aggiunse una spruzzata di gin al vermouth e al bitter. Sapete che vi dico? Questa storia del Negroni mi ha proprio incuriosita. Possiamo dire che inizia il nostro viaggio alla scoperta dei cocktail bar più particolari di Firenze.